Hai appena fatto il rogito di casa tua? Ma quali sono le prime cose da fare? Ciao, sono Elena di Elena Roghetto Compravendita Immobiliare di Merate e oggi ti voglio elencare i primi importanti passaggi da fare dopo la stipula del tuo atto notarile. Ma prima ricordati di mettermi il tuo like per rimanere sempre aggiornata o aggiornato. Voltura delle utenze. Avrai bisogno di una copia delle bollette per reperire il numero cliente o il PDR o il POD dei contatori e così procedere celermente al cambio di intestazione. Nella maggior parte dei casi puoi fare tutto telefonicamente o via mail. Se il tuo venditore non ha disattivato le utenze e ti agevola facendoti subentrare, spedisci quanto prima i contratti o si vedrà recapitare una nuova bolletta a suo nome e potrebbe non essere molto contento. Amministratore condominiale. Compito del venditore o dell'agenzia immobiliare è inviare il certificato di avvenuta stipula all'amministratore con tutti i tuoi dati, ma è buona cosa dopo qualche giorno presentarsi e prendere accordi dove ricevere la documentazione che potrebbe mancarti e compilare l'anagrafica condominiale. Comune. Per la residenza, attenzione, se hai acquistato come prima casa, va portata quanto prima. Fintanto non avrai la residenza, per te sarà una seconda casa e ahimè dovrai pagare l'IMU. In ogni caso dovrai presentare all'ufficio tributi la dichiarazione IMU e ti serviranno le schede catastali, le visure catastali e nel caso il certificato di avvenuta stipula che hai ricevuto dal notaio il giorno dell'atto. Inoltre la residenza va portata entro 18 mesi dalla data del rogito ai fini delle agevolazioni fiscali prima casa, pena la decadenza delle stesse, ma se hai richiesto un mutuo va portata entro 12 mesi dalla data del rogito, pena la decadenza dall'agevolazione sull'imposta sostitutiva del mutuo e la perdita del diritto di detrazione degli interessi passivi dello stesso. Infine, sempre all'ufficio tributi dovrai presentare l'apposito modulo scaricabile dal sito del comune per la dichiarazione TARI, tassa rifiuti. Se hai dubbi, chiamami. Vai sul mio canale YouTube e troverai le testimonianze di tanti clienti soddisfatti. E se vuoi vendere o comprare, sono a tua disposizione. Passa a trovarmi. Sarà un piacere conoscerti.